Riciclo. Ormai è una parola sempre più presente nella vita di tutti i giorni, accompagnata da raccolta differenziata, rispetto dell'ambiente. Ma cosa facciamo noi per riciclare? Certo, raccogliamo i rifiuti in base al materiale, plastica, vetro, carta, organico e così via. Ma vengono sempre riciclati? E soprattutto, facciamo davvero bene la raccolta differenziata? Certe volte no. Non siamo ancora ben educati al rispetto per l'ambiente e al riciclaggio. E per educare i cittadini di Bari, ecco arrivare una novità. Saranno piazzate delle vere e proprie macchine automatiche per il riciclaggio dei materiali nei diversi quartieri. La prima è stata posizionata nel quartiere Poggiofranco, in via Concilio Vaticano II. Si tratta di una macchina che provvede al riciclaggio della plastica. La responsabile ci spiega le regole per utilizzarla. Le bottiglie e le lattine che devono essere inserite nella macchinetta devono essere intere, quindi non deformate, non schiacciate. La cosa importante è togliere il tappo delle bottiglie che deve essere inserito qui. Qui vanno poi inserite le bottiglie, quelle trasparenti, quelle in colore. Diversamente qui invece vanno inserite quelle colorate e qui invece le lattine di alluminio. Il vantaggio del riciclare? Innanzitutto una città più pulita e in più, per ogni bottiglia riciclata, si ottengono dei punti da utilizzare poi come buoni sconti all'interno dei negozi che aderiscono all'iniziativa. Valore che è definibile come ecopunto. Questi ecopunti possono essere utilizzati in primo luogo nel negozio che ospita questa installazione, ma ovviamente anche in altri negozi, in altri esercizi commerciali, i quali decideranno di partecipare a questa iniziativa. Questo ovviamente è anche una sorta di volano per andare ad incrementare anche quella che è l'economia del quartiere. Le macchine di questo genere, spiegano i responsabili, saranno collocate in altri quartieri di Bari. Si sta già provvedendo all'installazione di una di queste a Via Pisa. Da quando è partita l'iniziativa, i cittadini sembrano mostrare un maggiore interesse e una maggiore attenzione al problema dei rifiuti urbani, impegnandosi nella raccolta e nel riciclaggio. Per il momento resta solo aspettare di vedere i prossimi traguardi dell'iniziativa e i benefici che ciò apporterà alla città.